siamo da Huawei, una serie di chiavette interessantissime, questa col DVB-H e DVB-T incorporato, HSPA con fingerprint, quindi protegge i vostri dati personali contenuti nella micro SD della chiavetta o anche per accedere a Windows. Questa chiavetta molto simpatica, probabilmente pensata per i mondiali, come vedete a forma di palla da calcio. Cerchiamo di spostarci, questa è la prima chiavetta LTE, quindi 100 megabit per secondo in download e 50 in upload, però supporta fino al GPRS, quindi tutte le tecnologie supportate. Siamo su questa che è SPA Plus, quindi una connettività a 42 megabit per secondo, perché sfrutta due layer per quanto riguarda l'HSPA Plus. E 182, anche questa qua una classica SPA Plus, quindi a 21 megabit per secondo, quindi senza il doppio layer. E qua andiamo alla parte senza connessione USB, ma alla parte con connessione wireless. Questo è in effetti un access point a tutti gli effetti, anche questo tecnologie diverse. Come vedete iniziano ad apparire i primi display OLED su questi apparecchi, che sono anche comodi da portare in giro e forse più funzionale rispetto alle chiavette, perché possono far condividere la rete a più computer e non hanno bisogno di collegarsi in maniera stabile al PC, con rischio di rotture dell'attacco USB o di scomunità varie della chiavetta collegata.